Massimiliano Allegri non sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione. Sì, c'erano segnali forti, fortissimi col passare dei giorni. Quando non ci si accorda vuol dire che ci si lascia. E anche se dopo la partita contro l'Ajax, dopo quell'eliminazione, la gara di ritorno a Torino, il presidente Andrea Agnelli aveva ribadito resteremo insieme, e le cose già da allora non erano così. La Juve ha capito che dopo molti anni esiste un logorio che è fatto di piccoli segnali, fondamentalmente da uno spogliatoio non del tutto coeso e non del tutto dalla parte dell'allenatore, allenatore che ha patito naturalmente anche le grandi critiche non esplicite se non da parte di una larga fetta di tifoseria riguardo al suo gioco, e non era sereno neppure lui, come alcuni siparietti televisivi hanno anche indicato, e a quel punto allora forse è stato meglio lasciarci. Allegri paga l'eliminazione con l'Ajax e soprattutto come è arrivata? Allegri paga un semplice ragionamento: la Juve con Cristiano Ronaldo è uscita dalla Coppa Italia che aveva vinto sempre, non ha vinto la Champions per cui Ronaldo era stato preso, e il campionato viene considerato quasi un obiettivo naturale che viene come bere un bicchiere d'acqua. Così non è, ma non è bastato per rafforzare la posizione di un allenatore che è arrivato a Torino tra le critiche e anche gli insulti, gli sputi, le manate sulla sua automobile, un comportamento ingeneroso, assurdo, soprattutto preconcetto da parte di alcuni pessimi soggetti della tifoseria bianconera, ma comunque non è mai riuscito a farsi amare, non è mai entrato nel cuore, come ad esempio Conte, che ora per paradosso è a un passo dall'Inter, la grande nemica. Agnelli poteva tenere Allegri, io credo, soltanto se Allegri avesse vinto la Champions. Perdendola in quel modo si è un pochino segnato la strada. Adesso il motivo principale di attenzione è sulla successione, sulla panchina juventina. I nomi che si fanno sono da Guardiola a Pochettino, da Deschamps a Simone Inzaghi. Sì, sono però nomi molto diversi, e io credo che più che un nome la Juve in questo momento dovrà scegliere una direzione, una filosofia di gioco, e cioè se affidarsi a una suggestione più moderna o più modernista, e quindi io credo Guardiola irraggiungibile, comunque diciamo un guardiolista che possa essere Klopp o Pochettino, oppure se continuare nel solco di una tradizione invece più robusta, in qualche maniera più italiana o italianista, in questo caso Simone Inzaghi o lo stesso Deschamps, che è campione del mondo con la Francia, ma non è certamente un innovatore.